Il progetto di riqualificazione delle aree di risulta di Pescara deve passare obbligatoriamente dal Comitato Via regionale e quanto sostiene il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Pescara, critico nei confronti degli aspetti procedurali e tecnici del progetto, che in autunno arriverà nell'aula del Consiglio Comunale. Criticità che i 5 Stelle hanno condensato in un documento di osservazione al progetto, a partire dalla strada sotterranea che per l'assessore civitarese è una strada di quartiere, mentre secondo il codice della strada, dicono i grillini, è una strada urbana di scorrimento, pertanto automaticamente soggetta a via a norma di legge. Invece abbiamo visto che questo progetto viene in qualche modo sottoposto ad una valutazione, quindi del fatto che si possa o meno mandarla a valutazione di impatto ambientale, e questo dal nostro punto di vista è sbagliato, poiché la via da legge risulta già obbligatoria e quindi si sarebbe già dovuta fare. Oltre a questo abbiamo evidenziato una serie di caratteristiche di criticità che riguardano la documentazione, cioè carenza di documentazione, perché lo studio di fattibilità che deve essere inviato a via deve contenere delle verifiche specifiche che non sono presenti. Il Movimento 5 Stelle si sta preparando alla battaglia in Consiglio Comunale anche attraverso una assemblea pubblica che si terrà nei prossimi giorni. Non piace la predominanza del privato nel progetto, preoccupano aspetti non considerati come la qualità ambientale o l'inserimento del progetto nella mobilità urbana. I grillini temono che vengano sprecati 12 milioni di euro del masterplan sui 40 totali necessari alla riqualificazione dell'area di risulta e chiedono che tutte le forze politiche vengano coinvolte nel luogo deputato alla discussione, il Consiglio Comunale, che fino ad ora non è stato sentito nemmeno con un atto di indirizzo. Proprio un grande errore proprio nella procedura e nella strategia da parte di chi governa la città. In questo caso quello che è stato preso in considerazione è stato il solo ed esclusivo aspetto economico, che se deve esserci assolutamente per la fattibilità di un progetto non può essere l'unica clausola, l'unica cosa da prendere in considerazione, perché il centro della città e lo sviluppo per i prossimi 30 anni della città ha obiettivi maggiori che non la sola fattibilità economica dei tempi presenti.